Perché sono vestito come uno straccione? Ehi, hey, gente, questo è il mio turbino sul canale con questo nuovo video. Riprende la nostra avventura su Credo degli Assassini Miraggio. Riprendere le nostre uccisioni incontrollate di guardie innocenti e soprattutto colpevoli. Sono vestito da straccione perché ho appena fatto fuori un coso lì, uno dell'ordine. Non mi ricordo il nome, perché occulti ordine è un po' confusivo. Sono io questo? Oh. Scusi! Fratello, cosa ho premuto? Cosa ho fatto che mi ha fatto quella fotocamera? Fratello! Guarda che ci metto niente a rialzarmi la taglia! Maledetto, doppio attacco! Scusi signora! Ma questi maledetti che mi fanno il doppio attacco? Maledetti! Vieni qua, bellissimo! Vieni qua, faccio vedere io! Ulup! Ora tocca a te, figliolo, così impari a rompere gli zebedei. Non so io, ho appena tolto la mia taglia e l'ho ristabilita in 2 minuti di video. Sono proprio io, mi riconosco. Andiamo verso il target viola, lì, viola. Oh, aspetta, perché ho detto viola? Grazie. Mi scusi, buono. Ah, guardie cosa? Sì, ha proprio ragione, ma come fa quella ad andare in giro vestita così, cioè? Ma ti rendi conto? Jafar, ma come può? No, oh, qui non si entra, mi sa. Ci sono le sbarre brutte. C'è qualcosa di interessante qua dentro? Che mi vogliono tenere fuori? Aspetta. Non c'è niente che mi potete nascondere, ragazzi. Condividete con me. Zona vietata. Mamma mia, che cattivo. Devi solo infilare una lametta in gola, Non sarebbe successo niente. Questa brutalità omicida così, gratuita. Sei proprio cattivo, Basino. Sei proprio cattivo, Basino. Una persona malvagia. Vada! Salta! Bravissimo, ragazzo. Niente più zona vietata. Ho ucciso 2 persone così, tanto... Era una passeggiata, sapete, per riscaldarmi un po'. Nelle mie abitudini. E adesso andiamo al nostro bersaglio, che sarebbe Arumasula lì, come si chiama, il nostro capo. Sono battute da orde di banditi. Percorretele. Questo lo posso pagare affinché mi tolga le taglie. Ma cosa mi serve? Strappo i poster e sono a posto lo stesso. Ah, aspetta, cosa si mangia? Alla grande. Che buono. Mamma mia, tutti a gridare in questa... è una piazza. scusi! Ma pensavo assalta nel senso che lei avesse qualcosa da condividere. Si riprenda il suo cavallo. Non lo farò. Cioè, no, lo rifarò. Ma mai, è brutto dire, non lo rifarò mai più quando lo rifarò sicuramente. Cioè, non sono un bugiardo, sono tutt'altro che un bugiardo. Quindi, cercherò di farlo il meno possibile. Questo lo posso promettere. Mi ha seguito? Come hai trovato questo posto? Seguendoti, coglione. Facile. Ho seguito le tracce di sangue. È vero. Tu non dovresti. Ho lasciato una guardia a ogni angolo. Non era difficile. Il mio piccione di fiducia? O è il suo piccione di fiducia? È il suo piccione di fiducia. Parli mai con lui? A volte. No, è il mio piccione di fiducia. Ma lui non risponde. Io sì. Noi ci siamo allontanati. Da quel giorno. Ma ciò che abbiamo visto, là nel palazzo, questa luce, questi suoni, non puoi essertene dimenticato. E lui rifiuta di ricordarsi. Per me, il passato resta nel passato. Così ieri sarebbe il passato. E questo tuo djinn, quest'ombra immonda che ti avvolge nelle sue spire, è svanita anch'essa nel passato? No. Mi perseguita ogni singolo giorno della mia vita. No. E piango come un bambino ogni mattino. A volte. Fighette. Persino di giorno. Sento il suo respiro sul collo. L'incubo sconfina nel mondo reale. Nihal è più virile di lui, maledizione. Ne ha sempre fatto parte. Avrei preferito utilizzare Nihal, sarò onesto. È una parte della tua realtà, Basim. Me lo avrei guardato. Anche io sono parte della tua realtà. Non lo dico. Del tuo passato. Dimmi. Mi abbandonerai? Tra i ricordi sepolti nel buio? Sì. Considerando il genere di persona che... L'impressione che mi ha dato è che lo farà. Farò. Sì, che lo farai.
Se sei una persona proprio... guarda, non ti parlerei manco se fossi l'ultimo essere umano sulla Terra. Spazzapolvere meccanico. Non ti darei manco una moneta di rame da custodire. È fatta. Non perché è arabo. E come sono andate le cose? Anche per quello. Questa storia dovrà aspettare. Anche per quello. La conserverò per una battuta. Hai agito bene, amico mio. Devo tornare al mio lavoro. Sai che mi annoio facilmente. Vai, che tanto sei inutile, vai. Grazie per ciò che hai non fatto. Mi guardare così, Guardami bene, figliolo. È la verità. Hai agito bene. Uccidendo un'altra persona. Un'ultima cosa. Rib. Lei era coinvolta? Può darsi. Non che io sappia. Ma dobbiamo restare vigili. Per come mi ha sbolognato, non credo fosse coinvolta. Però potrei dire di sì, come vendetta, così. Così me la fanno uccidere. Impara a sbolognarmi, quella maledetta. La poetessa, Rib, no? Non so, non mi ricordo adesso, però mi pare fosse la poetessa. Ah, un po' di meditazione inutile e possiamo ritornare a uccidere. Manco mi ha guarito sta meditazione. Rango ottenuto, novizio. Morte di una spia. Al consiglio di Alamut, tristi notizie. La spia nominata Il Grigio è caduta in servizio. Si era travestito da mercante di vini per studiare la forza delle difese della città rotonda. Sfortunatamente è stato scoperto e ha perso la vita nel corso della fuga. La corda che gli ho fornito ha ceduto e la caduta si è rivelata fatale. Una vera sfortuna. David! L'hai ucciso in diretta. Oh, aspetta! Alamut cosa? Schema di potenziamento? Schifo. Dice qua? Lettera di una spia. Rafik, mi hanno scoperto. Ho commesso un errore. Ah, quello che ho fatto nel portafile. Mi sono travestito da mercante di vini, ma so ben poco di vino. Un intenditore ha chiesto di poter degustare la mia merce e ha sputato sulla mia annata migliore dicendo che andava bene giusto per cucinare. A quel punto una guardia si è insospettita perché ho detto che un vino fosse buono e non lo era per davvero. No, non è che il degustatore avesse dei gusti di merda, no, sicuramente sono una spia. Devo fuggire subito dalla città rotonda. Spero che questa corda sia abbastanza robusta da permettervi di scalare le mura. Non lo è stata. Sappiamo che non lo è stata. Mi dispiace. Che roba. E poi praticamente sapeva come sarebbe morto. Come stabilito? Seguire il mio rapporto sulle forze di difesa. La città rotonda affonda di mercenari dalle steppe del deserto. Molti di questi soldati sono uomini del condottiero Wasif. Vabbè, buono a sapersi. Farò finta che mi interessi. E ora? Dove si va? È un punto di sincronizzazione giallo, quindi vuol dire che ci sono già passato. Che è che devo fare? Devo aprire le indagini. Maledizione, non puoi dirmi automaticamente dove cacchio devo andare. Trattami come se fossi un coglione, cioè normalmente, grazie. Dovrebbe venirti spontaneo, il richiamo di Nikal. Mostra dettagli, forse... Questo che cosa mi dice? Frammenti misteriosi sembrano rinchiudere un'energia sacra. Nota di Nikal. Del palazzo, mi ha lasciato un costante ero voto, ma è successo davvero? Ho sempre avuto pressione, no. La mia più vecchia amica. Richiamo di Nikal. No, non ho abbastanza. Questo che cos'è? Al Bahamut. Non so che cosa, che cavolo sia. Penso sia il capo degli occulti qua, dell'ordine. Ah no, ne ho uccisi 4? Ah no, ne ho uccisi 4! Quale 3? Ho fatti fuori 4 addirittura. E che devo fare adesso? Che cazzo ne so io? Vado da lui? Riporto gli oggetti di smerce. Portiamoli gli oggetti di smerce. Che cazzo devo fare se no? Non lo so. 800 metri? Ma stai scherzando? Sei pazzo? Sono ancora ricercato, maledizione. La meditazione non è servita a niente. Quella mezz'oretta di pausa non è aiutata. Non ha aiutato a farmi dimenticare le mie cattive azioni. Le mie... belligeranze dall'estofante. Non ha aiutato a niente. Vai. Scivola giù. Mamma mia. Praticamente finito questo giro avrò solo le ossa sulle mani. Ma almeno ho accelerato un po'. Vediamo di qua. Salta di giù. Rotola per me. La. Olè. Oh, aspetta. Grazie. Mi hanno visto, dite? Oh, un rubinone. Ops.
Si è strappato da solo, guardia, glielo giuro. Credo si sia strappato da solo. Lì c'è qualcuno da rapinare. Questi da rapinare sono sempre quelli che ce l'hanno così, praticamente. Piccolo, piccolo. Hai capito? Il robo, la cosa del rubare ce l'ha piccola, non... Oh, via, Frank. Dai, allora. Ehi! Ne vuoi un altro? Vai, vai. Ne faccio anche tre. Aspetta, guarda, guarda davanti a te. Via! Chiave del forziere dei quattro cosa? L'ho trovata così, derubando di fronte alle guardie. Per dispetto ho trovato un oggetto importantissimo. Ma va bene, ma non so cosa serva. Chiave del forziere dei quattro qualcosa. Perché era così lungo il titolo di... No, c'è... Di quel forziere? Sarà mica di quel forziere? Vabbè, non importa. Dei quattro mercati! Ah, chiave del forziere dei quattro mercati. Aspetta. Ecco cos'è, quattro. Dammi qua. Andiamo di qua. Signor chiave dei forziere dei quattro mercati. Scusi. Ah, aspetti. Sì, sì. Oh, grazie. Molto gentile. Ciondolo. Donna mia, sembra un aimbot proprio. Mi sono fatto pure male. Ciao ragazzo. Aspetta, mangio le bacche di fronte a te. È legale per caso, signora guardie? C'è una legge che regolamenta il consumo di bacche di fronte alle guardie? Henna. Grazie. Grazie. Un altro rubino. Maledizione. Qui faccio i soldi, raga. Ma che cacchio vado in giro a fare l'assassino quando posso guadagnare... Quando posso guadagnare miliardi di euro semplicemente rubando la povera gente? Ehi, aspetta. Guarda qua. Upi. Anello d'oro con smeraldo. Cioè, di tutto e di più. Sto fermando dei fidanzamenti potenzialmente perché sono uno stronzo. E nessuno importa niente. Questa, aspetta, questa si spacca, vero? No, non si spacca, manco per il cacchio. Vediamo. Come si entra là dentro? Posso lanciare un coltello da lassù? Non lo so. Non credo. Salta qua su, bestia! Su, via, dimmi che puoi lanciare... Posso lanciare un coltello. Ma non come voglio. Lo starnutire. Ah! Peli di gatto ovunque. Ne ho troppi. Sono un gattaio, sono. Presente quelle nonnine che hanno solo i gatti in casa? Sono io. Con 40 anni in meno. Si apre sta roba? Bloccata dall'altro lato. Maledizione. Ma che te la apro sta roba? Sono io. Sherlock Holmes? Vediamo qui. Oh, aspetta un attimo. Ah, devo far esplodere sti cosi. Ah, abbiamo fatto letteralmente esplodere un'intera casa. Causato il panico di terrorismo. Stai calma, madonna mia. Cosa ancora bloccata dall'altro lato? Cioè, la casa doveva saltare in aria, come minimo. Vedersi da Tabul, dall'altra città, niente. Nessuno frega niente. E cos'è cambiata quell'esplosione? Cosa ha fatto quell'esplosione? No, sarà mica crollato il soffitto? Raga, cos'è servita? Cosa cazzo è servita quell'esplosione? Niente. What the fuck? Mi prendi in giro, Frank? Fatto per niente sta roba? Fatta per niente, mi sa. Mi sento un coglione. Mi sento letteralmente un coglione. No, aspetta, posso entrare? È comparso. Un altro anello d'oro. E come è che si entra là dentro? Cesso di posto. Un'altra porta chiusa, sarà mica? Oh? Perché sta rubando dai vasi? Ce l'ho la chiave! Ce l'ho! Lo giuro! Enkidu! Aguzza la vista, Enkidu. Aguzza la vista e dimmi dove cacchio è che posso rubare una chiave. Stalla. Oh! Cos'è? Cos'è quello? No. La chiave! Maledetto piccione! Proprio inutile sei. Ah, aspetta. La chiave. C'è la chiave. Eccola lì la chiave. Vai. Dobbiamo prenderla. Dov'è? Che succede, ragazzi? Sta cercando una chiave? Vattene! Ma è cagare, guarda. Taglio la gola in me che non si dica. Fammi solo girare le palle, guarda, e sei finito.
Questa chiave. Che cacchio è sta chiave? Ah, ce l'ha lui. Ah, ce l'ha lui. Aspetta, scendi. Scendi, maledetto. Sto saltando qua e là. Da fastidio. Chiave dei quattro mercati. Un'altra chiave. È un anello d'oro e una moneta dei favori. Però adesso credo che possiamo entrare finalmente in quella casa di merda. Finalmente. Posso rapinarvi? Non avete niente da condividere, maledetti? Niente di niente? Da bubo dei suini siete. Forza! Bozo! Quante chiavi ti devo trovare? Eh? Ma cacchio! Non lo so, ragazzi. Non è servito a niente. Rimetti via la spada, fidati di me. Ah, aspetta, quei ragazzi là. Questi due gemelli qua che vogliono condividere con me le loro ricchezze di famiglia. Non abbiamo pari idea, ragazzi. Non ne ho la più quale idea. Tutto bloccato dall'altro lato. Dentro non si entra. Io ci ho provato. Fa uguale, bloccato dall'altro lato. Non serve a niente sta roba. Sono stato io? Ah, ha denunciato il furto il ragazzo. Vabbè, lasciamo perdere, io ci ho provato, pensavo di saperlo, ma apparentemente mi sbagliavo di grosso. Andiamo a derubare quel tizio giallo. Avevo promesso, ne abbiamo uscite le palle. Aspetti. Così. Hai visto qualcosa? Ti conviene no. Ah, cosa distrae? Quella si chiama distrazione. L'ho fatta apposta. Guarda, questo sembra piuttosto ricco. Ma non ha niente, non ha il borsello, maledetto. Lo tiene nel mutande il malloppo. Non si è capito cosa intende dire. Non in quel senso, pervertiti. Dai che sono stanco di spingere via la gente. E poi ce la facciamo? Vai, salta lassù. Vai. Dobbiamo raggiungere Dervisigno. Zlatan Dervisigno. Zlatan Dervinovic. Di là come ci arrivo. Scusami, Frank. Non è così facile come potrebbe sembrare. Posso saltare qua giù? E poi non c'è nessun punto di arrampicata. Tanto meno di là. Perché chi si sale là dentro? Ciao, ragazzi. No, non avete visto niente, fidatevi di me. Fatevi i fatti vostri. Non si vogliono fare i fatti loro proprio, eh. Magari mi aiutano a salire, mi lasciano una corda, qualcosa. Maledizione. Maledizione. E ora? Quello ti faceva schifo? Saltiamo su quello più lontano, va. Hai proprio ragione. L'altro mi fa schifo. Ma che faccio? Mi arrampico qua? Ah. Ma no, ma sali, bestia. Ah, non lo so io. Oso, ce la fai? No. Ma che devo fare con sto tizio, raga? Cioè, vedete con cosa ho a che fare? Lo vedete? Sto... Scusami! Sei inutile! Sei capace a fare niente, Basino! Scusa, faccio subito! Devo solo derubare una persona e me ne vado! Faccio subito, ragazzi, subito! Ignorate la mia esistenza! Cosa chiami rinforzo, idiota? Ah, bunga bunga! Bunga bunga! Vai, vai, ragazzo! Salta! Ancora che mi cercano! Posto? Possiamo far finta di niente adesso? No, ancora che mi cercano! Mamma mia, ma che occhi che hanno questi, oh! Dei fenomeni! Boh, sono entrato senza pagare le tasse. Si sono arrabbiati a morte. Aia. Dov'è il tizio da rapinare? Lassù? Vado subito. Questo è altro. Dov'è? Ah, eccolo qua. Senza destare sospetti, mi raccomando. Questo è un maledetto quanto era piccolo. Cosa ho rubato? Un altro. Ma quanti manufatti c'ha, Dervis? Stiamo scherzando.
Ah, città rotonda, ce n'è a tot per città. Quindi niente, vediamo che cosa da darci avendo trovati questi. Vedo che ci avrebbe pagati bene. Vediamo cosa intende dire per pagati bene. Dai, Dervisino. Sì, è quello che dici tu. 16 monete, vedete che pian piano aumenta il furto. Cosa stanno facendo questi? Sono i coglioni che mi cercavano prima. Ma cosa? Che ti ho fatto? Ma che vuoi da me? Perché sei presa con me? Aspettate, ragazzi. Fate i bravi, non avete visto niente. Su. Io sono troppo veloce. Troppo veloce e feroce per loro. Ma cosa ti butti nei fiori? Vedi, corre, bestia. Perché hanno paura di me così? Perché sto correndo. Sono un tizio che sta correndo per la città. E tutti si stanno cagando addosso. Non hanno mai visto un maratoneta. È illegale in questa città correre. Se corri, finirai all'impiccagione. Come minimo. Oh, un altro posto vietato. Avrei bisogno di coltelli, Frank. Meno male. No, aspetta, c'è qualcosa qui. Grazie. Salta, vai, fai il tuffo del piccione lì. Quello della fede, quello che mi insegnavi tu. Andata. Andata. Tuffatore olimpico. Pure quelli sono rimasti stupiti. Oh. Oh. Andiamo per Dervis, cosa possiamo fare? Anche se è Dervis, mi puzza. Me puzza tanto, Dervisino. Dervisino me puzza tanto. Aia. Un momento. Cosa? Che succede, amico? Togliti da qui. Ma stai zitto, scemo. Ti tolgo io a te, guarda, una volta per tutti. E mi ringrazieranno pure per il servizio offerto alla comunità. Veloce. No, niente, però Derby si è trovato proprio una casa. Una casa nel quartiere più fatiscente. Ah, bello ricco, ragazzo. Moneta basside. Opificio. Opificio. Guarda, vende vasi. Vende vasi in un opificio. Ehi, amico mio! Dicevi che ti serve il mio aiuto, Derwish. Per tenere viva la ribellione, intendi? Proprio così. E a questo scopo ci serve denaro. A te serve denaro. Ma è dura trovare denaro senza le giuste risorse. Da un'occhiata. Ho sentito che alcuni dei nostri ricchi concittadini possiedono oggetti unici e rari. Che ho già rubato. Portameli, Basim, e ti ricompenserò. Li ho già portati? No, cos'è? Consegna i manufatti. Cosa le ho dato? Delle mutande sporche, cosa le ho dato? Ecco qui, ho della merce. Stavano guardando. Hai un attimo. Tesoro con te. E cosa ci ho guadagnato? Stronzo! Cosa cacchio ci ho guadagnato? Niente. La tua attrezzatura non ha un bell'aspetto. Vabbè, prendiamo questo. Sembra carino. Mi auguro di trovare un cavallo per strada, perché sennò qua sarà una lunga passeggiata. Sfida completata. Ho fatto un cazzo. Posso prendere questo asinello? No. Non posso toccare l'asinello. Assassino. Maledizione. È tipo Prince of Persia, vero? Non mi ricordo quale personaggio fosse vestito così. Qualcuno di ricco. Ben ambiente. Venga. Cosa? Anne. Aspetta. Cosa hai da guardare? Aspetta, fatti rapinare. Maledetto. Ciao. È stato un piacere. Un altro manufatto di Dervis. Che gli ho consegnato, ma... A cosa mi abbia portato, quale vantaggio? Nessuno lo sa. Spilla scandinava. Beh, è una rarità. La Scandinavia è bella lontana da qui. Ai tempi non è che ci fosse proprio l'aereo. Così, salto subito via. Scusate, ignoratemi. Cosa stanno facendo? Stanno lavando oppure stanno cercando l'oro? Oh, ma posso chiamare il mio cavallo? Ho scoperto adesso, tenendo premuto a destra. Ci ho provato per caso, dicevo. Ma io c'avevo un cammello, no? Ha funzionato. Ma non ho detto, non neanche devo rubare i cavalli. C'ho letteralmente il mio cammello di fiducia. Va benissimo. Va bene così.
Beh, facilita di molto le cose. È spawnato dal culo praticamente, tenendo premuto destra. Allora, l'unica oasi che ho visto sulla mappa è quella. Mi auguro sia quella giusta. Gambello! Pensavo che cavalcassi un po' più a lungo del cavallo, ma apparentemente sei proprio della stessa stoffa proprio. Valete niente. Inutili. Forza! Cavalcando, cavalcando. Cavalcando verso la gioia. KKK. Non posso dirti altro. Cosa mi aspetta? L'unica osi che ho visto lì è su Al-Kharkuf è questa. Magari non è Al-Kharkuf questa, però mi ricordo che fosse quella. In questi paraggi. Di queste zone. Sarà mica qua? Oasi del nord. Non lo so. Potrebbe darsi di cui parlavano. Oh, è giusto! Meno male! E cosa devo cercare in quest'oasi? Questa è la mia domanda. In quest'oasi cosa sto cercando? Oh, Toto, chi è? Chi è che ce l'ha con me? Oddio! Ah, bestia, che ho fatto? Ma maledetto! Che cattivi che sono questi? Vieni qua, bellissimo. Vieni qua, bellissimo. Ding! Idiota. Sono dei mercenari? Che odiano. Ciao, bello. Oh, sta lanciando le pietre. Cosa? Cosa devo vedere, Frank? Cosa devo vedere? Racconta un po'. Racconta a paparino. Vuoi vedere anche tu? Vuoi vedere anche tu? Dai. Guarda. Poveretto. Brutale. Senza pietà. Lampada olio. Mi auguro che serva qualcosa. Comunque, se no, sto completo inguardabile. Pensavo servisse a qualcosa, ma è inguardabile. Mi dispiace. La cultura è cultura, però. Io non mi vestirei mai così. Togliti tutto, va. Indossa questo. Mi piace. Mi ricorda un po' gli assassini. Non gli assassini scritti, anche se è blu. E a quale pro? Questi tra l'altro ti attaccano subito proprio. Non è che devi essere ricercato o qualcosa. Ti odiano e basta. Punto. Maledetti. Quindi, niente, stiamo facendo un servizio alla comunità eliminandolo. Eliminandoli, sono dei briganti probabilmente. Aspetta, lì c'è un forziere. Dammi. Rallenta un attimo. Oddio, è lì nascosto dietro. Ho finito le munizioni. Fanculo. Tutte troll. Devo salire lassù per sincronizzarmi, credo. Quindi lo farò. Non si sa mai. Io voglio fare un viaggio rapido. Una nota. Lettera di Al-Ghul. Ci servono nuovi braccianti al sito a sud. Sembra che interrompere gli scavi. Abbiano già rinvenuto i frammenti. Interrompere gli scavi e portare a tenerli d'occhio. La terza è la volta buona. Interrompete gli scavi e portatemeli il prima possibile. Finché non avrete trovato il modo di raggiungere la camera sotto l'oasi, i frammenti non devono restare incustoditi. Resteranno in possesso dei Ta'abin, vostro dell'ordine Al-Ghul. Chiama Enkidu per visualizzare gli obiettivi. Vai Enkidu, visualizzami tutto. Dov'è? Non so, pensavo fosse nel lago. È lì? Ok, devo andare lì. Altro? Altro Enkidu? Niente. Fammi sincronizzare. Non male che era per strada, sennò chissà quanto l'avrei dovuto cercare sta nota di merda. Sincronizza. Ma che bella, veramente. Io voglio andare in Egitto, raga. Vabbè che non è Egitto, sì, per carità, è Afghanistan, però voglio dire... Vuole andare in Egitto. Anche in Afghanistan. Belle zone, perlomeno dal punto di vista culturale. Niente da dire. Punti di interesse scoperti. Non è che ti devi tuffare sempre così, puoi saltare anche normalmente. Piega un po' le ginocchia. Ed evitiamo. Oh, coltelli da lancio, meno male. Meno male perché c'era un forziere che volevo prendere. Mi sa che devo tipo far esplodere dei barilotti. E c'è un muro di pietra. No? Niente? Oh sì. Non posso tipo abbassarmi. Così. Alla grande. Ora prendiamo quel forziere. Ottimo. È sparito subito proprio. Va bene lo stesso. Cosa? Tutto qua. Tristezza. 17 di roba. Wow. Sono contento, che gioia.
Va bene lo stesso, cazzo. Meglio di niente, no? Forza, immergiamoci. Cosa stiamo cercando? Punto interrogativo. Di non affogare per ora. Dove devo andare? Non so, ho smesso di cercare. Hai trovato l'ingresso alla camera? È qua? Non lo so, raga. Ah, è di là l'ingresso. Più veloce, più veloce. Raccogli? Cosa abbiamo raccolto? Un teschio. Una piuma di fenicottero. Così, nel teschio. Ma io sarei già affogato. Riesco a tenere il fiato per un minuto e mezzo al massimo, proprio se mi sforzo. Ma... da fermo. Pensate a nuotare. No, sali su, sali su. Sali su. Pensate nuotando. Chissà muovendomi. Chissà, lo scopriremo. Vivi il mistero per un attimo, non è che ti devi sempre fare delle domande. Goditi l'esperienza. Pieno di ragnatele, che vuol dire che nessuno è passato di qua, no? Per me vuol dire quello. Mi chiedo ancora se il talismano che ho sulla schiena serve a qualcosa. C'è qualcosa, qualche tesoro. Oh, c'è qualcosa. No, uno spiraglio di luce. Oh, oh, oh. È magia questa. Esisterà un modo per superarla. Premendo triangolo. Cosa ho collocato? Molto bene. Il frammento funziona. Forse posso usarne degli altri. Bottino. Samsama. Cosa? Anche qua? 5 frammenti misteriosi. Di là 3 frammenti misteriosi. Mi danno una spada. Questo che cosa mi dà? Una tomba. What the fuck? Non lo sapevo, non avrei speso i miei soldini. Mi hanno dato un coltello. Che cosa c'era lì? Un coltello il Samsala. Samsama. Eppure è migliorato al massimo. Ogni 5° colpo cura parzialmente Basim, 10% della salute. Minchia, fighissimo.